Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Un video onestamente che non avrei voluto fare, classica dicitura da YouTuber, però lo devo fare per forza. Perché mentre eravamo sulla piattaforma Viola in live ci è capitato un bug allucinante che mi auguro venga patchato al più presto. E questo video servirà anche poi per farlo vedere proprio a mamma Yei sul nostro Discord, in maniera tale che si rendano conto di quello che hanno combinato. Perché se vi ricordate, durante il video delle impostazioni controller, in cui vi ho parlato della modalità competitiva obbligatoria per tutti, qualcuno nei commenti se n'era uscito dicendo: no, beh, io l'ho disattivata, mi trovo meglio. E io dicevo: ma come è disattivato la modalità competitiva? Non si può fare. A quanto pare si può fare, ragazzi. Quindi voi mi avete chiesto: ma com'è possibile che quelli contro difendono, non vanno a vuoto, sono dei draghi? Perché usano assistito. Com'è possibile che dribblano, perché usano il dribbling agile contestuale. Quindi adesso vi faccio vedere che cosa succede praticamente. E soprattutto ci saranno anche tanti di voi, secondo me, che inconsapevolmente hanno fatto sta cosa. Quindi senza perdere troppo tempo passiamo subito sulla schermata di gioco, per farvi vedere quello di cui voglio appunto andare a parlare. Perché se voi passate da quello che è il menu di FIFA, ok? Quello base, quindi senza entrare su Ultimate Team eccetera eccetera, andate su Personalizza, vedete che c'è la voce delle impostazioni, ok? Se voi entrate sulla voce delle impostazioni sta impostazioni di gioco, bla 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 bla, personalizza comandi. Se voi schiacciate, ok, vi appaiono giustamente quelle che sono le impostazioni del controller che conosciamo tutti quanti. Configurazione competitiva, ne abbiamo già parlato, mette il dribbling agile contestuale su no, i rinvii automatici su no, il passaggio elegante automatico su no, i tiri automatici no, colpi di testa assistiti no, l'affronta manuale, l'aiuto passaggi filtrante su semi e la difesa tattica, quello però rimane a prescindere. Cosa succede? Che se voi praticamente andate a disattivare la modalità competitiva, ok? E quindi che ne so, il dribbling agile contestuale vi piace? Mettete sì. I rinvii automatici vi piacciono? Mettete sì. Il passaggio elegante automatico pure? Mettete sì. I tiri automatici, perché che fai, tiri automatici? Ma mettici un pizzico di sì. Colpi di testa assistiti? Ma pure sì. L'affronta manuale, quest'anno non sapevate difendere? Ma mettiamo assistito. L'aiuto passaggio filtrante? Non mi piace. Assistito tutto, via. Mi aiuta il gioco. E la difesa tattica, perché questa non la potete modificare. Se voi fate queste operazioni, poi schiacciate semplicemente cerchio e ve ne andate allegramente su Ultimate Team, praticamente avete disabilitato la modalità competitiva. A meno che voi durante la partita non schiacciate le impostazioni controller, perché se andate durante la partita nelle impostazioni controller sta cosa si bugga e vi mette la modalità competitiva. Però se voi lo fate dal menu iniziale senza toccarle più, voi avete fottuto il sistema. Non ci credete? Vi ho preparato tutta una serie di situazioni che abbiamo registrato proprio qualche minuto fa per dimostrarvi che purtroppo è così. Io adesso vi farò vedere sia l'affronta assistito, che è palese quando uno usa assistito, e vi farò vedere anche una situazione di dribbling agile contestuale dove appunto ho fatto un gol praticamente senza fare niente. Il giocatore ha dribblato tutta la difesa avversaria con le sue gambine in automatico, ok? Quindi guardate questa situazione qua di gioco. Io mi ritrovo in difesa e mi ritrovo con Mendy che sta marcando il suo Dembélé, ok? Questa è una situazione abbastanza pericolosa quest'anno, perché se andate a fare l'L2 in difesa col tasto della corsa, col manuale, spesso e volentieri ve ne andate a pecora. Invece io qui con l'assistito, guardate qui come inizio a praticamente coprire tutta questa zona di campo, ma con una facilità e una banalità unica. Guardate qua Mendy come si azzecca l'uomo. Guardate, guardate, guardate come rimane a contatto, guardate come recupera sempre, non se ne va via a scampia. Perché se voi invece andate a vuoto con l'R2 in difesa con l'L2, andate a scampia proprio quest'anno. Invece guardate Mendy come recupera benissimo la posizione e costringe l'avversario a fare sto cross esotico che non porta a niente. Stessa cosa, guardate questa azione qua, questa è ancora più emblematica, sempre con Mendy dall'altro lato del campo. Guardate qua, io prima faccio il movimento dall'altro lato, poi capisco che in realtà l'avversario sta andando di là, allora torno indietro e Mendy è subito pronto sul pezzo. Rimane ancora incollato con l'L2, vado un poco indietro e non chissà di quanto, perché sto usando assistito, quindi il giocatore non è che scivola chissà quanto. Mi continuo ad avvicinare cambiando direzione come se stessi controllando una trottola. Mi rivado poi ad avvicinare e gli ho recuperato palla. Tutto questo col tasto della corsa premuto, cosa che invece non dovrebbe succedere, perché con l'affronta manuale il giocatore dovrebbe andare a vuoto se voi sbagliate il tempo dell'intervento. Cioè questa sequenza qui è pazzesca, penso sia una delle più folli che ho registrato durante questa mattinata. Ve la voglio far rivedere tutta quanta dal momento in cui Mendy inizia a fare movimenti folli e rimane a contatto. Guardate lì, boom, recupera la palla. Pazzia totale questa.
Ancora una volta, qui guardate con Virgil, come in mezzo al campo, lo vado a selezionare e vado a prendere sta palla proprio con una precisione impeccabile, quando qua l'uscita non era così facile. Poi addirittura sbaglio il passaggio in uscita, prendo Varane, e guardate Varane che dopo aver sbagliato il contrasto comunque era lì, pronto a metterci il gambone. E voi dite, vabbè, non è finita qua, non è finita qua per niente, perché guardate quest'altra situazione con Kanté. Kanté qui, io non lo stavo neanche controllando, stavo controllando Mbappé. Kanté è andato totalmente a pecora, lo prendo e con l'L2 guardate qua come gli ha recuperato palla in 12 secondi perché era già incollato, vedete, si francobollano i giocatori con l'assistito. E secondo me questa è una risposta a tanti di voi che secondo me attualmente non riuscivano bene a difendere, e anzi si ritrovavano contro quelli che erano dei fenomeni. E perché erano dei fenomeni? Perché magari o perché lo sapevano o perché non lo sapevano, avevano messo no sulla modalità competitiva e gli aveva detto bene, nonostante sta cosa non dovrebbe funzionare. Ancora una volta, guardate qua con Walker, questa è simile a quella di Mendy. Praticamente qui con Walker lui mi punta, io prima vado verso destra, poi con la calma olimpica, continuando a tenere il tasto della corsa, lui rientra e io rientro insieme a lui e mi teletrasporto dall'altro lato e gli levo il pallone. Cioè, è una roba folle. E questo per quanto riguarda la difesa. Ma per quanto riguarda l'attacco, ancora peggio, perché quest'anno che non si riescono a fare sti cazzo di micromovimenti... Cioè voi dovete vedere io con Dalglish che cosa ho fatto semplicemente avendo il dribbling agile contestuale attivo, che io non ho mai amato perché preferisco controllarlo io giocatore. Raga, ma guardate, voi dovete vedere questo che cosa si è inventato. Allora, controlla palla, mi giro e fa un numero. Mi giro dall'altro lato, serie di giochi di gambe, puff puff davanti la porta, gol. Non lo so manco io quello che ho fatto, raga. Ma quel primo tocco con quel gioco di gambe, cos'è? Si gira come un pazzo, bu bu bu, palla da un piede dall'altro, pare che ha annullato la crocchetta, raga. Cioè, guardate lì, sembra che abbia annullato una crocchetta su quel secondo tocco. Puff, 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 spuff. Che roba è? Non esiste sta roba, deve essere disattivato per tutti. Altrimenti ci sarà la gente che o ce l'attivo perché non lo sa, o lo attiveranno, non va bene sta cosa. E la cosa che mi preoccupa è che domani, dopodomani, esce la patch. E sta cosa ce la continueremo a subire, perché giustamente loro non se ne erano accorti, o boh... Quindi non l'hanno cambiata, su PC già mi hanno detto che l'hanno testata e continua a funzionare. Quindi, signori della EA che spero vedrete questo video, per favore, questo è un appello nei confronti dei giocatori, da parte dei giocatori onesti. Mettete le cose fatte bene, perché adesso abbiamo capito perché tutti quanti sapevano fare le cose che noi invece stiamo facendo una fatica immane a fare. Quindi, per favore, questa patch fatela uscire rapidamente per sistemare sta cosa, perché altrimenti sarà... sempre peggio tra Rivals, Weekend League, eccetera eccetera. Quindi raga, fatemi sapere nei commenti voi se avete notato sta cosa, che ne pensate. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Un saluto da Riberoschi, ciao.